Ciao a tutti ragazzi, bentornati in questo nuovissimo video con la parte 2 di Spider-Man, cioè parte 2, il continuo dello scorso episodio che era il 7, questo è l'ottavo. Nello scorso mi sono dimenticato di mettere il titolo, sono un genio. Così grazie che nessuno guarda i miei video. Vabbè, iniziamo. Devo superarla. Sono pronto. Renji, hai già avanti. 如果他逃掉，avviate il timer. Non mi avviate il timer. Vai lì. Come 2 minuti? Quali piccoli? Cali, cali, cali. Tienili impegnati, io penso al respiro del diavolo. Sai quello che fai? No. Ma. Oh, ok. Il blu è collegato alla batteria. Il giallo ha una ventola. Quello rosso ha un piccolo punto esclamativo. Allora, il primo passo è scollegare i fili dalla batteria. Segui i fili fino all'altra estremità e staccali da quel lato. Allora, scollega i fili da... Ok, ho staccato il primo filo. Ora passa al secondo. Oh no. Oh oh. Sbagliato. Mi sembrava quello. Adesso so quali sono. Dai, comunque controllo. Ah. Vabbè, prendi, okay, prendi. Cosa vedi? Vedo quattro. Allora. Oh, okay. Il blu è collegato alla batteria. Il giallo ha una ventola. Ok, ho staccato il primo filo. Ora cosa? Ok, ora quello rosso. Ok. Finito. Fatto. Sì. Ora portiamo in salvo queste persone. Mi servirebbe l'aiuto di Spidey. Ci sei? Tu, Spider-Man. Giusto, apro un passaggio. Ma fallo in fila di certo. Non sono bravo nelle cose strette. Ma tu sei veramente scarso. L'aria con il primo è stare mai da soli. Ma mai vuol dire mai. E poi muori. Non è occupare. Ecco fatto che sei stato degli ostaggi. Che cosa? Più. Facciamo dormita. Allora. Ah, vediamo un po', Io li voglio attirare là. Perché lì si ostina a terrorizzare New York. Perché qua. Perché vuole il normal. Vuole il normal Osborn. Ma scusa. Normal. Non potrebbe diventare Green Goblin. Sì, se ha il cielo. Sì, solo per iniettare diventa Green Goblin. La può funzionare? Se lo costruisce. Cos'è almeno non muore. No, no, cioè abbassa il percentuale di morire. Non avrebbe mai preso ostaggi così. Aveva ragione Ezio a rimpiangerlo. Aspetta, aspetta, aspetta. Tac. E sono un quando lo devo prendere, guarda. Aprire la porta. Boom! Ok, MJ, è ora di andare. Come una bomba. È molto più epico quando la bomba esplode. MJ, ce l'avete fatta? Sì, sono tutti al sicuro. Ottimo lavoro. Ehi. Sì? Quando avrai finito faremo un discorsetto. Sì, sì. Immagino. Un discorsetto? Prima trova l'umanità e sbagli. Chiunque faccia infuriare MJ ha tutta la mia solidarietà. Spero di non rientrare nella categoria. Se ti dovresti uccidere da solo.
Ragazzi, una curiosità. Grand Central ha il piano interrato più esteso di tutta New York. Vedi? Forte, vero? Potrebbe accogliere metà del ponte di Brooklyn. Ah, concordo. Rimpiango i bei vecchi tempi. È una New York che non esiste più. Allora non è da New York. Comunque, potrei dirvi curiosità per ore, ma devo impedire al vostro boss di distruggere la città. Sarà per un'altra volta. O più è mai. Lì vuole scappare in treno. Devo impedirglielo. Sono in aria aperta. Ecco dove è andata Martina. E basta, dov'è? Buonasera. Sammy! Vabbè. Il mio cane. Sta scappando. Il treno vuoto. Strano, stranissimo, ma no. Ma che cosa? È un brutto vizio. Sì. Boom. Se non ci arrivi. Martin, mi avevano detto che eri più forte. Boom. Perché fai tutto questo? Saldo un vecchio conto. Con Osborne. Potere incandescente. Sei diventato Gesù Cristo. Non può più. Voglio tenere le distanze ora. Vabbè. È il mio momento. Ah, non mi ha aiutato mai. Oh, distante! Oh. Si sta stancando. E dovevo andare su. Il mare che c'è su. Devo aspettare l'occasione. Il treno è distrutto. Non ho sbagliato. Ah, non mi ha preso. Si abitua. Sei malato. Devi farti aiutare. Qua invece stanno le persone. Questo treno è un nuovo dell'IKEA. No! No! Voglio ferirti! Niente può ferirmi! No, non più! Se niente si può ferire, questo cosa vuol dire? Adesso il treno
Niente freni? D'accordo. Una volta abbiamo già fatto. Questa è la seconda. Non l'ultima funziona. Volta ha funzionato. Ecco. Marie, c'è un cantiere tra la 42esima e la prima. L'area resterà chiusa ancora un mese. Perché? Bonjour. Prossima fermata, il carcere. Yes. Ce l'abbiamo fatta. Addio, Martin. Ovvero dovrei dire Mr. Negative. Ovvero dovrei dire carceriero. Voi non avete fatto nulla. Nulla vuol dire nulla. Jane Watson, lasciate un messaggio comprensibile e vi richiamerò appena posso. Comprensibile. Ehi, sono io. Se vuoi parliamo. Beh, però puoi scrivere. Mazza. La battuta più vecchia. Ok, comunque è finita. No, non finita in quel senso! La guardata bande. Adri. Ah! Madonna, questa è davvero... Guarda quello! Diti no. Sì! Sì, ottimo! Ma cosa... meno ottimo. Ma che deve pensare? Certo, anch'io. Oh, tu dici? Come fa a leggere una cosa in un secondo? Forse. Grandioso. Ok. Ce l'hai fatta. Lì è diretto a Rat. Il respiro del diavolo è una mamma sepolta. Come ti senti? Come mi sento? Quanto tempo ho per rispondere? Non molto. Le tue bravate si traducono in altre scartoffie per me. Ma ci tenevo a dirti bel colpo. Grazie, Yuri. Ne avevo bisogno. E adesso... Ho trascurato la città. Meglio tornare agli affari dell'amichevole ragno di quartiere. Ma prima... si cambia costume. Lo voglio mettere, non me ne frega. Adoro i classici. Set completo. Stavolta mi sono superato. Mi hanno ricevuto una notizia interessante. Ricordate quel bestione di Rhino? A quanto pare la notte scorsa è quasi evaso dal raft. Com'è possibile, vi chiederete? Beh, nessuno lo sa, ma i responsabili mi hanno assicurato che ora si trova in una cella più sicura. Ora, io non sono un esperto di carceri, ma l'espressione massima sicurezza lascia intendere che non esista nulla di più sicuro. Stiamo parlando di un pazzo di 300 kg con un corno indistruttibile. Se avevano una cella più sicura, perché non ce l'hanno messo subito? Vabbè, mica...
Freddy all'azione. Beh, in effetti non ha tutti i torti, CJ. Aspetta. Abbiamo un 10-34, i sospetti sono armati. Procedo. Oh, devo andare a fare una cosa. Che è Cristo, ma è Cristo? Non so neanche dove mi trovo adesso. No. Non so che cosa c'è di questa foto bello, però l'ho fatto. Buonasera, siete il caldo. Mi sa che loro preferiscono lottare. Neanche io. Anzi, un bel perché sarebbe più bello. Adios, amigos. Fa freddino fuori. Meglio entrare. Non indugiamo oltre. Ok. MJ, sono nel secondo posto. Ci credi che i demoni indossano la maschera in ogni momento? Deve essere un casino per loro distinguersi alle riunioni di lavoro. Cerco di capire cosa combinano mentre metti i bastoni tra le ruote. Fatto mille volte, ormai lo so a memoria questa mossa. Buonasera. Tutto bene? O dovrei dire buonanotte. Di graffiti non è di bene muore. C'è lo Spider-Man. A vedermi quello, cioè quasi vedermi. Ma è possibile? Era sicuro, era la sicura. Mi sono assicurato che aveva la sicura e ce l'aveva. La squadra l'altra dove è finita? Questo che veniva dal lato. Cambio di turno? Meglio! I vostri colleghi non si sono rivelati all'altezza! Sembrano armi illegali, a essere sincero. E non voglio sconvolgerti, ma non sembrano artigianali. Gli assassini sembrano essere molto deludenti. Ehi! Non voglio dire che mi avete stancato, ma... No! In effetti mi avete proprio stancato! Altri demoni. Ok, e se risolvessimo tutto con una gara di rutti? Voglio vedere cosa fanno.
poi perché quando lo lancio io non esplode? MJ, chiama la polizia. Il posto è sicuro. Ottimo lavoro. Togliere le armi dalle strade è sempre positivo. Ok. Questo qui devo dire quello di qua. È proprio bello. Ok, la situazione sembra di nuovo sotto controllo. Forse Peter Parker dovrebbe tornare al laboratorio. Ok. Vedo una spicciati. Ma là. Esiste come fuzzivo. Ancora staccato a mente. Allora. No. Cos'è? Donna. Cosa ho letto? Abbiamo calamari fritti. Doc? Parker! In tempo per un brindisi. Brindisi? Ehi, ma dove sono le braccia? Ecco. Pazzesco. Ma come ha fatto? Rete neurale intracranica. Velocità di trasmissione sotto il nanosecondo. Maggiore dei segnali interni al cervello. Figuriamoci di una protesi esterna. È fatta, Peter. E nessuno può toglierci il merito. Ok. Fantastico. E la tua rete neurale è stata la vera svolta? Ma non è ancora pronto, ci sono troppe incognite. Ma meraviglia. Su, da un'occhiata. Sicuri? Secondo me non va così tanto bene. Boh. È straordinario. Ah, no, va bene, sta. No. Un piccolo errore. Vedi. Un picco di voltaggio. Sì. Si può risolvere. Ma cos'è? Tu sei stupido. No. Almeno uno, poi ci penso. No, che qua. No, 5, poco ne troppo. 2, ok, perfetto. Vediamo se funziona. No, oh. Questo è peggio del previsto. Ma molto peggio. Aia, questo è pesante. Ah, da qua dobbiamo farti dove... I am genius. Rischiosi. No, ok, proviamo un pezzo. Vabbè, io avevo messo tutto. Beh. Anzi, no. E questi sono finiti. Ah.
possiamo aumentare, tipo, mettiamo 3. Ora dovrebbe stabilizzarsi. Okay. È difficile. Maledizione, il picco è a cascata. Non so se posso risolverlo. Di fatto per un pezzo si potrebbe dire. Togliamo tutto quello che non serve. Ok, questo è difficile, cavolo. Questo è difficile, qua si deve aumentare un pochino. Diamine. Ah, qua? No. Qua. Dai, non più ci sarà. Meno. Aspetta. Aspetta. Sì. Sì. Un pochino troppo. No. Non ci siamo. Non si può fare nulla, Doc. Doc? Dottore, forse c'è un problema. I problemi sono ovunque se li cerchi. Ma la fortuna aiuta gli audaci. Oh, con le altre due. Ora mostriamo al mondo la nostra opera. Otto. La nostra rete non isola i neuroni motori. Se avesse effetti su altre zone del cervello, inibizioni, umore, dico solo che servono più test. Basta con i test! È la prima volta in vita mia che non mi sento infallito. Mi sento solo me. Lei non è un fallito. Ma così rischia danni permanenti. La prego. Coraggio. Manca poco. Devo solo testare meglio. Fallo. Vai. Va tutto bene. Sì. Grazie. Per tutto. Ok. Siamo in diretta dal Grand Central Terminal per ascoltare le dichiarazioni del sindaco Osborne. Martin Lee è dietro le sbarre. Io mantengo sempre le mie promesse ai cittadini. I miei agenti devono prendere una decisione che potrebbe cambiare il destino di questa città. Il giorno delle prossime elezioni, ricordate quello che ho fatto. Oggi possiamo sentirci tutti più sicuri. Bugie! Quello che ti aspetta. Ok.
Tanti lo odiano, ma tanti, tanti, tanti. Ma veramente tanti. Dovrei sentire Miles. Pete. Ehi, Miles. Volevo chiederti come hai preso le notizie su Martin Lee. Ascolta, se decidessi di lasciare quel lavoro, io e zia May capiremmo perfettamente. Quando l'ho saputo, volevo tirarmi fuori. Poi ho ripensato alle parole di mio padre. Un eroe è solo un uomo che non molla mai. È vero. Ammesso stia facendo quello che è giusto. Ti ho trovato io il lavoro, ma non sopporterei di saperti ingabbiato dove non vorresti. Queste persone non hanno colpa per i crimini di Martin Lee. A loro serve aiuto e io sono qui per questo. È quello che papà vorrebbe e penso che sarebbe fiero di me. Sì, sono sicuro. E Miles, anch'io sono fiero di te. Se avessi voglia di parlarne, chiama. Grazie, Pete. Vado ora. Devo sbrigare delle faccende per May. A dopo. A dopo? Rispondo io. Ehi, stai bene? Sopravvivo. Sono preoccupato per te, gestisci questo posto da solo. A loro serve aiuto. Se perdo qualche ora di sonno, pazienza. Hai più avuto notizie del signor Lee dopo? No. Ma l'uomo che conoscevo era diverso. Chiunque sia diventato, io preferisco ricordarlo. Tutti. Come va con MJ? Diciamo che, insomma, lei è complicato. Sincerità, è così che bene io abbiamo superato i problemi. Problemi voi due? Ma certo, soprattutto la vostra età. Tu? Sei sincero? Sa chi sei veramente? Sì. Ehi, alza un po', voglio sentire. Un portavoce della polizia ha confermato che questo era il camion con il dispositivo usato nell'attacco al Grand Central Terminal. Non finirà mai. Peter? Peter? Dove sei? Peter? Peter? A Peter? A Spider-Man? Ma il scopo è sempre uno scopo da calcetto. Giuro. Adesso che l'ho visto attentamente. Yuri, dove sei? Chiamami appena possibile. Spero che il respiro del diavolo sia ancora lì. Al sicuro. Se quel camion finisse in mano ai demoni, le conseguenze sarebbero disastrose. Però anche tu sei disastroso. Non per dire, però. Questo costume è carino. Ragazzi, voi avete visto Spider-Man No Way Home? Io sì. Proprio il 16 dicembre, un giorno dopo che è uscito. Ciao ciao. Ricordo che ormai tutti hanno visto. Io non do spoiler. Classica combinazione di sborni e minorili, millennial viziati e ormoni allo sbaraglio. Le autorità non si sbottonano, ma le mie fonti affermano che i demoni hanno drogato gli studenti, trasformandoli in macchine di morte. Drogati. Il peccato di questa città, signore e signori, se dobbiamo tenere i nostri stessi figli, i nostri vicini o perfino l'amore della nostra vita. Siate vigili, restate in guardia e tenete d'occhio quel barista con la crocchia che sta preparando il vostro cappuccino magro. O potreste essere i prossimi.
Ma cosa? Il respiro del diavolo non è più un problema, ma c'è di peggio. Riker, dobbiamo sbrigarci. Salta su. Che succede? È stato un attacco coordinato, orchestrato dall'esterno. Tutti i bracci della prigione sono compromessi. Tra qualche minuto l'intera popolazione di Riker potrebbe riversarsi sulla quinta strada. Invece il raft? Dovrebbe tenere, è una struttura di massima sicurezza alimentata da una rete elettrica autonoma. Bene, e il respiro del diavolo? Ci pensa la Sabor. Ti fidi di loro? Che alternative ho? E qui non è lei che comanda. Non hai messo la cintura! Ma perché è tutto così a pixel? Forse vi serviva un piano più in piano. Dannazione, sono nell'armeria. È grave? Sembra grave. Vuol dire che alcuni dei detenuti hanno accesso e lanciato. Ok, è grave, ci penso io. Perché lanciarsi in una prigione? Lo spiegate? Cosa ho detto io? C'è nessuno in assoluto. Qui è il capitano Watanabe. Dove si trova? Alla centralina, sul tetto del braccio D. Sto tentando di ripristinare l'energia. È vostro l'elicottero? Affermativo. Cos'è successo? Non lo so. È andata via la corrente. Si è scatenato l'inferno. Tenga duro. Arriveremo il prima possibile. Spider-Man, puoi raggiungere quel tetto? Lassù c'è un oggetto a cui serve il tuo aiuto. Arrivo. Qualcuno è intrappolato lì dentro. Mi hanno quasi trovato! Fatemi uscire! Arrivano! Non c'è nessuno? Qui assaltano la mia auto! Madonna! Ma è morto quello! Guarda io quanto. E spawna te la spaghi. Non c'è mai fine. Assolto il personale. Il braccio ha un problema.
è la fine del mondo. Bene, ne mancano pochi. Boom, vabbè. Questo costume non è stesso, è chiuso e basta. Giusto un altro paio. Un altro paio? A me sembrano in centinaia. Rubano un elicottero. Un elicottero? Porca. E alla fine. Boom. L'elicottero fa una brutta fine. Ok, la situazione si direbbe sotto controllo. Scusa, ma il raft non era sicuro. Lo era. Eletto, credo. Magari non è grave come sempre. Apprezzo l'ottimismo, ma per esperienza, se sembra grave, in genere è peggio. Ecco. Fiore! Sto scivolando! Resisti! Tutti i tasti che ho il peggio di usare. Tutto bene? Yuri? Stai bene? Sì. Benvenuti alla festa! Giusto in tempo per qualche fuoco d'artificio! Libera uscita per tutti, gente! Electro, perché sta liberando tutti? Io vado al centro di controllo per valutare la situazione. D'accordo, io mi unisco alla festa. Adesso tornate tutti in cella e chiudete la porta a chiave. D'accordo? Per favore? Allora, apri. Oh, dai, no? Spero che ti piacciano le sorprese. Sorprese? Di che starà parlando? Boh. Segnalazione di sovraccarico improvviso. Chiedo pronto intervento. Oh, scendere. Chi c'è? Bravo. Ehi, dove sei? Chi? Io? Chiuso in un carcere con i criminali che ho catturato negli ultimi anni. È troppo bello per essere vero. Scorpion, mi scusi un minuto. Sono nel mezzo di una telefonata. Chi gli ha dato le tute di nuovo? Proprio. Electro, Rhino e ora anche Scorpion sono a piede libero. Cosa succede nel resto della prigione? Stiamo riattivando le telecamere. Che giorno a breve. Ok, io resto addosso a Electro. A tutti devi stare addosso. Ma perché si tiene i pugni? Sta di loro. Letto? Avanti, Spider-Man! Pensavo fosse un inseguimento! Infatti lo è, credo. Devo fermarlo. Lo dicono tutti. Madonna santa. Non
Sammy. Se mi dici per chi lavori, c'è un trapiano con te. Non accettano mai questa proposta. Non l'accetterei neanche io. Preso. Wow, tu? Ma dai. Ci divertiremo un mondo. Il bambino lasciato la cantina era volto. Ok, ho riattivato il circuito di telecamere. Cosa vedi? Beh, sembra che l'intera popolazione del Rat sia evasa. Ma lei incluso. Con lui sono a 5 dei tuoi nemici giurati a piede libero. Per un attimo ho creduto dicessi sul serio. Ma come sono? Verissima. Devo andare. Alcuni di loro sono diretti in città. Ma come è? Assurdo. Anche per me. Adesso sì. Un seguimento. Che senso questo? Ti amo. Madonna. Electro, fermo! Visto il mio nuovo costume? Bello. Dove l'hai preso? Un club esclusivo. Neanche tu mi abbracci come mi vuoi abbracciare te. La rivolta dei criminali. Non so perché riuscirà a sconfiggerli. Buona idea! Non dobbiamo neanche lottare se non volete! Ma noi vogliamo entrare! Risposta affogata! Io sapevo di non potermi battere, saprei! Dottore. Non provare a intralciarci. Ah. Avete tutto il vostro compito. E alla fine sarete ben ripagati. Via! Ragazzi, io dopo finire qua, ci vediamo nel prossimo video, attivate la campanellina, lasciate like e ci vediamo nel prossimo video, ciao ciao!